Proseguono, soprattutto nel periodo estivo, in tutta l'area Toscana Nord, i lavori di messa in sicurezza idrogeologica da parte del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord. Come più volte abbiamo detto, sono quasi 90 gli interventi legati ai PSR regionali gestiti dal Consorzio di Bonifica. Oggi, per Bonifica Notizie, siamo andati nel comune unico di Sillano Giuncugnano. In questo momento sono due gli interventi in pieno svolgimento. Iniziamo da quello più in basso, al di poco sotto il paese di Sillano. Si tratta di un intervento piuttosto importante per un investimento di quasi 200.000 euro. Abbiamo un problema sulla scarpata, dove da anni c'è un dissesto idrogeologico e quindi uno scorrimento di acque superficiali importante che ha creato un dissesto. Quindi noi andremo a recuperare queste acque, a imbrigliarle dentro una canaletta che scorrerà lungo il versante con dei drenaggi superficiali che porteranno l'acqua all'interno del fiume Serchio. Inoltre alla base della scarpata realizzeremo una scogliera di protezione della sponda e di sostegno della scarpata esistente. La scogliera sarà una scogliera importante che si svilupperà per una lunghezza di circa 150 metri, con un'altezza di 2 metri, 3 metri, e quindi realizzeremo un intervento importante per la messa in sicurezza del versante e per la stabilizzazione appunto della base del versante. Ringraziamo Maurizio Rocchi, ora cerchiamo di approfondire meglio questo progetto e di capire meglio la tipologia di intervento e quali materiali vengono utilizzati. Lo facciamo con le parole del progettista, l'ingegner Simone Caniparoli. Le difficoltà più che altro sono state legate al tempo, perché ha piovuto molto in quest'ultimo periodo, quindi come vedete anche alle mie spalle c'è molto fango e quindi si lavora veramente in condizioni critiche. E quello che faremo sarà appunto cercare di realizzare, migliorare la stabilità del versante. Abbiamo appena cominciato, come vedete alle mie spalle, i lavori termineranno, contiamo intorno alla fine dell'estate, quindi nel periodo di agosto, tempo ovviamente e condizioni permettendo. E come dicevo, quello che vogliamo ottenere è migliorare il coefficiente di sicurezza del versante. Lo otterremo appunto realizzando una scogliera al piede in blocchi ciclopici e realizzando dei drenaggi che raccoglieranno le acque appunto che sono presenti nel versante, le trasferiranno giù in alveo, e questo migliorerà sicuramente le condizioni di sicurezza. Abbiamo puntato sull'utilizzo di tecnologie e tecniche di ingegneria naturalistica, quindi non utilizzeremo cemento ma tutti i materiali naturali. Questo è importante anche dal punto di vista paesaggistico, appunto per integrare l'opera con quello che è il contesto naturale che è presente nella zona, che come vedete è bellissimo, e quindi cercheremo di andare in linea con quello che troviamo. Dopo la pioggia abbondante del mese di maggio, ora la bella stagione sembra finalmente aiutare chi sta lavorando anche su questo cantiere. È importantissimo, perché in questi giorni, con queste frequenti piogge, abbiamo avuto grossi problemi di logistica sia per le lavorazioni che per il trasporto anche dei materiali, e speriamo che insomma questo tempo sia un po' più clemente e ci dia una mano per poter andare avanti più velocemente e recuperare un po' il tempo perduto. Abbiamo messo più squadre su due fronti, fronte di monte dove verranno realizzati i drenaggi come già detto dall'ingegnere, e nella parte di sotto verrà realizzata una scogliera in blocchi ciclopici con un altro mezzo abbastanza imponente per garantire insomma sia velocità che un lavoro a perfetta regola d'arte. L'altro cantiere è poco più in alto sulla provinciale, per il passo di Pradarena, sempre nel comune di Sillano Giuncugnano, ovviamente nei pressi della località Capanne di Sillano. In questo caso si tratta di ben 8 piccoli ma importanti interventi distribuiti nelle zone più in alto del paese per un importo totale di 156.000 euro. Allora, questo cantiere è un insieme di interventi. Noi andremo a realizzare delle piccole briglie per stabilizzare il corso d'acqua. Realizzeremo una scogliera in destra idraulica perché si sta verificando un'erosione. È un intervento di stabilizzazione di circa 155.000 euro che verranno impiegati in questa zona e poco più a valle, al di sotto della strada provinciale.
Allora, sono stati previsti degli interventi di ingegneria naturalistica in ampliamento rispetto a interventi fatti in passato sul fosso delle piagge e il fosso grosso. In particolare verranno realizzate 3 briglie e un in legname e pietrame, una scogliera a protezione della strada provinciale. In chiusura sentiamo ora l'ingegnere Paolo Fornai del Consorzio di Bonifica, responsabile dei progetti PSR, il quale ai nostri microfoni sottolinea l'importanza di questi interventi che portano sul territorio sicurezza ma anche bellezza. Direi di sì. Questi sono posti magnifici che vanno tutelati e curati, l'iniziativa dei progetti PSR va proprio in questa direzione. Questo è un cantiere tipo, direi, del PSR, dove si vede la situazione lungo questi percorsi qui, che vanno assolutamente messi in sicurezza. E purtroppo abbiamo avuto delle giornate di pioggia intensa che ci hanno messo in queste condizioni, ma noi riusciremo con l'aiuto di tutti, del consorzio in primis e comunque degli operatori in loco, a mettere in sicurezza questi posti. I progetti PSR nascono proprio con questa funzione, quindi messa in sicurezza dell'ambiente e tutela del paesaggio per i cittadini e anche per l'ambiente e per la natura, insomma.